Oggi prepariamo un dolce che hai fatto tante volte. Forse ancora non lo riconosci solo per il fatto che altre volte non ti sei divertito a decorarlo così. Gli ingredienti sicuramente li hai già in casa. Quindi resta con me. Io sono Micaela di Prima del Caffè Soddisfazioni in Cucina e insieme faremo la torta di mele, la torta bouquet di mele. Gli ingredienti per realizzarla sono 2 uova, 50 ml d'olio, 120 ml d'acqua, la buccia grattugiata di un limone bio, il succo di mezzo limone, 120 g di zucchero, 250 g di farina, una bustina di lievito per dolci e 2 mele rosse, acqua e zucchero per cuocerle. Metto sul fuoco 500 ml d'acqua con 2 cucchiai di zucchero. Nel frattempo che raggiunge il bollore, affetto le mele. Ti consiglio delle mele rosse perché risalteranno di più nel colore. Potrai usare anche le mele gialle. Non è una questione di gusto, ma solo di estetica. Con le mele rosse la torta avrà un impatto visivo migliore. Le divido in 4 spicchi. Elimino i semini e affetto in fettine non troppo sottili né troppo spesse. Dovranno avere uno spessore di circa mezzo centimetro. Tagliate tutte e due le mele, le verso nell'acqua zuccherata che starà già bollendo. Le faccio cuocere per 2 o 3 minuti. Le scolo e le faccio asciugare su un canovaccio pulito, distanziandole tra loro. L'acqua di cottura non la butto, ma la tengo da parte che mi servirà più avanti. Nel frattempo ti ricordo che puoi iscriverti al mio canale. Sotto il video, in basso a destra, trovi il tasto iscriviti. Segui questa procedura, l'iscrizione è gratuita e ti permetterà di vedere tutti i miei video. Procedo a formare i boccioli delle rose, mettendo in fila più fette di mela e sovrapponendole leggermente. Poi le arrotolo in questo modo. E le tengo momentaneamente da parte. Ne preparo 6 o 7. Preparati i boccioli, mi saranno avanzate altre fette di mela, che userò dopo come petali. Ora posso dedicarmi al dolce. Impiegherò 5 minuti. Non devo far altro che mettere in una capiente terrina 2 uova, 50 ml d'olio, 120 ml d'acqua, la buccia grattugiata di un limone bio e il succo di mezzo limone. Metto anche 120 g di zucchero e mescolo con uno sbattitore elettrico per circa un minuto, il tempo necessario per far sciogliere lo zucchero. Non rimane che unire la farina che verso in 3 volte. Thank you.
Incorporata tutta la farina, aggiungo l'ultimo ingrediente, una bustina di lievito. Semplicissimo e velocissimo, e senza latticini. Stiamo parlando di un dolce leggero. Raccolgo la farina rimasta sul bordo e verso nello stampo che ho precedentemente unto e foderato con carta forno. Lo stampo è da 24 cm. Prendo i boccioli e li dispongo sul dolce, senza affondarli nell'impasto. Mi raccomando, questo è importante. So che può venire istintivo premere i boccioli nell'impasto, ma non farlo, altrimenti quando il dolce in cottura lieviterà, l'impasto andrà a coprire le rose, perdendo tutta la sua bellezza. Formo i petali con le altre fette di mela rimaste. Affinché la rosa venga bella aperta, ti consiglio di non premere troppo i petali nell'impasto e di inserirli obliquamente, cioè non verticali, non troppo dritti. Mi sono resa conto mentre lo facevo. Vedrai che la tua torta bouquet di mele, se segui questi consigli, verrà ancora più bella della mia. Trovo questo dolce carino per la festa della mamma. Ma alla fine si tratta di una torta di mele e potrai farla ogni qualvolta avrai voglia di mangiare un dolce semplice e leggero. E se lo servi quando avrai ospiti, farai un figurone. Cuocio il dolce in forno già caldo, nella griglia in basso a 180 gradi per 40 minuti circa. Uso un po' dell'acqua zuccherata dove avevo cotto le mele. Spennello tutta la superficie del dolce. Ciò non solo renderà più lucido il dolce, ma lo renderà anche più morbido. Lo faccio raffreddare completamente su una gratella prima di toglierlo dallo stampo. Se la ricetta ti è piaciuta, condividila con i tuoi amici e soprattutto prova a farla anche tu. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. O raccontami come fai tu di solito la torta di mele e lascia consigli e quant'altro possa essere costruttivo. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!